È polemica a Ponte Cagnano Faiano dopo il nubifragio che ha colpito il Salernitano sabato notte. I maggiori disagi sono stati registrati in via Alfani, dove case e garage sono stati invasi dall'acqua per via della mancata pulizia delle caditoie e dei lavori di adeguamento del sottopasso. Allagamenti sui quali è intervenuto il sindaco Lanzara, che ha ribadito il suo no alla riapertura del sottopasso senza un'adeguata messa in sicurezza, ed il gruppo di opposizione Movimento Libero. Movimento Libero, io Angelo Mazza come capogruppo, come referente in Consiglio Comunale, questa mattina ho presentato una documentazione all'attenzione del sindaco, all'assessore alle opere pubbliche, alla viabilità e all'ambiente, inerente a ciò che è accaduto nella notte del 1° settembre, nelle prossimità del nuovo sottopasso che è stato ripristinato da Ferrovie dello Stato, dove chiediamo all'amministrazione comunale di convocare un tavolo tecnico con tutti i soggetti interessati, perché ciò che è accaduto il 1° settembre, per quanto ci riguarda, è qualcosa di inaspettato e soprattutto da chiarire non le colpe ma la responsabilità dei lavori appena effettuati, su cosa è previsto, perché il fenomeno dell'allagamento di via Alfani era già un fenomeno precedentemente che colpiva gli abitanti di quella zona. Ad oggi ci rendiamo conto che forse si è peggiorato con i lavori che sono stati fatti. In primis la nostra priorità sono gli abitanti di via Alfani e di via Torino, che ancora una volta subiscono un qualcosa di indecoroso. Persone che si sono catapultate a svuotare cantine, case piene d'acqua. Quindi noi vogliamo capire i lavori a che punto sono arrivati, e soprattutto sulla constatazione del sottopasso non possiamo parlare perché le pompe non erano attive, quindi non sappiamo se riescono a sostenere la portata d'acqua. Il problema di base è che si crea una vera e propria piscina su via Alfani, sull'ultimo tratto di via Alfani che arriva all'incrocio con via Torino. Noi su questo non faremo un passo indietro, vorremmo capire insieme a chi oggi governa la città come agire e come garantire la tutela ai cittadini di quella zona. E in più ci sono state segnalate altri tratti di strada dove abbiamo sollecitato la pulizia dei canali, che forse l'estate ha reso un po' otturati. Questo è tutto.